Ciao a tutti, da chi sono attratte le donne? Le donne sono attratte da, come dire, tre cose fondamentali: dalle caratteristiche del maschio dominante, del maschio alfa, dal sesso e dall'affetto e da quella che loro definiscono la persona giusta. Cerchiamo di capire un attimino. Quali sono intanto queste caratteristiche del maschio dominante? Beh, il maschio dominante è un maschio che attira altre donne e fondamentalmente è rispettato e preso come esempio dagli uomini. Questo potremmo dire che è la caratteristica del maschio dominante. E quindi se tu riesci a far vedere che altre donne sono attratte da te e che gli uomini ti rispettano e ti prendono come modello, automaticamente vieni etichettato come maschio dominante. Però sono attratte e questo, diciamo, va a coinvolgere la sfera emotiva, si innamorano. Però sono attratte anche dalla parte sessuale, dal sesso affetto, da due medaglie dell'istinto fondamentalmente. Alle donne piace fare sesso come piace fare gli uomini, ma molto di più, moltiplicato un numero n di volte, perché l'uomo ha lo stimolo sessuale, ma poi ha una potenza sessuale molto inferiore rispetto alle donne. Invece le donne hanno una potenza sessuale molto maggiore rispetto all'uomo, perché praticamente sono inesauribili da questo punto di vista. E questo conviene, diciamo, alla parte istintiva, l'aspetto sessuale, perché la parte istintiva vuole, diciamo, una parte sessuale molto attiva. Proprio per fini riproduttivi, fondamentalmente. E poi cerca la persona giusta che dia stabilità, stima e considerazione. Ora, siccome non esiste una persona che incarni tutte queste caratteristiche, noi dobbiamo puntare dove riteniamo che la donna sia più latente. Cioè, se lei è, facciamo un esempio, sposata con un maschio dominante, o sono veramente il grande Cesare che spodesta tutti gli altri? Entro come dominante, domino pure il marito, oppure entrerò per vie traverse, magari il marito non dà affetto e io gli faccio intendere che do affetto, quindi vado a cogliere il punto debole. Quindi di questi tre serbatoi noi dobbiamo andare a capire quello che è più carente per riuscire a coinvolgere ovviamente. E questo è quanto dobbiamo riuscire a fare se vogliamo sedurre e attrarre una donna fondamentalmente. Quindi l'abilità del seduttore è quello di capire di questi serbatoi qual andare ad alimentare e in che modo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!